partiti dall'esterno e Garnele B ha sbagliato Fantastic, parte bene anche Flying Kronos che però adesso è indietro, al comando c'è il numero 4 Garnele B nel confronti del numero 2 Indianapolis Trio, poi il numero 1 di Impossible Baloo davanti al 7 di Ercolino dei di Falco, poi il 3 di Guelfo dei Santi davanti al 9 di Galibia Rab, poi l'8 di Ilges Rock che precede Flying Kronos. I primi 500 di gara vengono passati a media di 1.14.6, 37.3 il tempo con Garnele B davanti al 2 di Indianapolis Trio, poi Impossible Baloo comincia a macinare a largo Ilges Rock, ha spostato anche Flying Kronos, lungo la corda ci sono anche il numero 7 di Ercolino di Falco e il 3 Guelfo dei Santi. Garnele B passa questo paletto in 16.7, si guarda indietro Marcello Matti, vorrebbe accorciare il più possibile la corsa e farla andare da Treno per i primi 800 metri che passano comunque in i primi 900 in un normalissimo parziale a media di 1.18.4. Con Garnele B al comando, secondo sin dall'inizio della Napoli Strio, Ilges Rock accompagna 6.19 anche per questo paletto. Flying Kronos è in schiena a Ilges Rock, aspetta per venire via e poi Giampaolo Minucci rompe gli induci e va in terza ruota con Flying Kronos che adesso appariglia Garnele B dopo un parziale in 15.8. Garnet e Flying Kronos alle prese lungo la corda di Napoli Strio, all'esterno Ilges Rock, lungo la corda anche Impossible Baloo, poi il numero 11 del Sile, va a largo anche il 6 di Fantastic, adesso si fa velocità sulla curva con un parziale ancora in 15.8 e Flying Kronos va ad insistere su Garnele B, adesso si fa sul serio Flying Kronos in mano a Pariglia, Garnele B che deve reagire lungo la corda Indianapolis Trio, 14.7 sotto le tribune con Garnele B e Flying Kronos alle prese, Flying Kronos come di consueto attaccato alla mano, mette una testa davanti a Garnele B che per reggerlo ha speso, lungo la corda si sbraccia Angeletti con Indianapolis Trio, non guadagnano gli altri perché si va fortissimo, 15-1 anche per questa curva e Flying Kronos in mano sempre in pressione su Garnele B che reagisce con il cuore oltre l'ostacolo perché Flying Kronos è un cavallo buono e così mette mezzo cavallo davanti e passa su Garnele B quando sulla retta opposta spara un 14-4, Flying Kronos dice a Garnet io passo e ho due lunghezze di margine, guadagna Indianapolis Trio che sta stracorrendo, gli altri sono tutti lunghi con Flying Kronos sempre attaccato alla mano che fa anche l'ultima curva e la percorre da 15.2, entra in rezza d'arrivo con distanza siderale sugli altri, ha sempre la frusta indietro Giampaolo Minucci, Flying Kronos quando non sbaglia è di un'altra categoria, guardate come vince Flying Kronos nei confronti di Indianapolis Trio, poi Garnele B che corre benissimo, il tabellone dice 17.5, 2.500 metri ma c'è un ultimo chilometro volante per Flying Kronos che regala il triplo a Giampaolo Minucci che si guarda indietro e se potesse trottare liberamente senza problemi di passaggio questo Flying Kronos sarebbe un cavallo classico e comunque resta un valido soggetto per il secondo un ottimo Indianapolis Trio che precede un altrettanto positivo Garnet LB che precede Ico del Sile. È tutto da San Paolo per